Have a nice week. Lucetti. Qualche mese fa uno dei miei più grandi sogni si è finalmente realizzato. Sono stata invitata a condividere il palco con alcuni dei ricercatori, scienziati e studiosi più importanti della realtà americana. E no, le parole che uso per descriverlo non sono un'esagerazione. Ho sognato di poter parlare su quel palco per anni e quando finalmente è spuntata l'occasione, momenti di euforia estrema hanno cominciato ad alternarsi a momenti di totale scoraggiamento. Nonostante avessi lavorato sodo per diversi mesi al mio discorso, ogni volta che gettavo un'occhiata alla lista degli speaker con cui avrei condiviso il palco, non potevo fare a meno di cominciare a pensare: oddio, ma perché hanno scelto me? E io non sono un'esperta, non sono una scienziata e non ne so abbastanza di questa roba, non so nulla. Capiranno subito che sono un fake, che sono un'impostora e mi scopriranno appena comincerò a parlare. Mi sentivo sempre più piccola e inadeguata. Hai presente quel classico momento in cui tutti i dubbi e le incertezze primordiali ti avvolgono in un loop senza fine? Suona familiare. Sei così, sappi che non sei solo. Anzi, siamo in molti a soffrire di questa sindrome, tanto che ha assunto un vero e proprio nome ed è stata definita la sindrome dell'impostore. I ricercatori hanno coniato questo termine negli anni 80 e, sulla base di quello che affermano, almeno il 70% della popolazione mondiale ne soffre prima o poi. Gli scenari in cui questa sindrome si manifesta sono moltissimi. Ad esempio, quando otteniamo una promozione al lavoro e ci convinciamo che non ce la meritiamo, anche se sappiamo di aver lavorato sodo per ottenerla. Oppure quando qualcuno ci fa dei complimenti e noi li attribuiamo alla fortuna o al caso. Noi donne poi siamo delle maestre in questo. Ma se da una parte è normale provare queste paure e queste sensazioni, dall'altro lato è fondamentale non lasciare che ci blocchino nel tentativo di realizzare i nostri progetti, i nostri sogni. E per evitare che questo accada, quello che dobbiamo ricordare è la netta distinzione che c'è tra il fare del nostro meglio e l'essere i migliori. Sono due cose molto diverse. Così come una cosa è cercare di migliorarsi costantemente e un'altra è cercare di essere a tutti i costi il primo della classe. Superare quella che è la sindrome dell'impostore non significa abbassare i nostri standard, quanto piuttosto settarli ad un livello un pochino più realistico, che smetta di farci rincorrere questo ideale di perfezione che di fatto non esiste e che finirà sempre e comunque per farci sentire inadeguati. La prossima volta che senti di non aver raggiunto abbastanza, prova a girarti indietro e prova a guardare dove eri questo stesso giorno un anno esatto fa. Quante cose sei riuscito a fare? Quante difficoltà hai superato? Sei perfetto? Hai raggiunto la perfezione? Certo che no! È praticamente impossibile e proprio per questo non puoi essere un impostore. Solo chi afferma di essere perfetto può essere definito tale. Ok, la parte più bella comincia adesso. Condividi qui sotto nei commenti qualcosa che non hai mai cominciato a fare per paura di essere scoperto, per paura di non essere abbastanza, per paura di mostrare una tua debolezza. Forse non hai mai avuto il coraggio di cominciare il tuo blog perché già un sacco di persone stanno scrivendo della stessa cosa e sono molto più esperte di te. Oppure non hai mai chiesto a quella ragazza o a quel ragazzo di uscire perché pensi sia completamente fuori dalla tua portata. Qualunque cosa sia, scrivila nei commenti qui sotto, perché scriverla nei commenti è il primo passo per liberarti di ogni insicurezza e reagire. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce. Non sei ancora parte della Svolta School? Che cosa aspetti? Visita lasvoltaschool.com e unisciti alla prima scuola in Italia per la tua crescita personale.